Il menù del pranzo di oggi prevede sterpaglie secche. Quello che dovrebbero mangiare gli asini per stare bene. Nutriente, non troppo. È il pranzo etnico dell'asinello, che è un animale africano. Un animale con un intestino così lungo che ospita una quantità di batteri tali da poter idrolizzare, quindi rendere disponibile il glucosio della cellulosa a partire da un fieno molto molto magro, costituito quasi più da steli che non da foglie. Se alimentiamo gli asini con erba medica o fieni eccessivamente nutrienti, tutto questo ben di Dio che finisce nel loro intestino viene scomposto e nutre la flora batterica invece dell'asino. La pancia si gonfia, si liberano tossine nel circolo sanguigno dell'animale e ciò che ne risente prima di tutto sono gli zoccoli con rischio elevato di laminite. E infine l'animale non è in benessere per via del gonfiore intestinale e quindi della possibilità di coliche, del ridotto assorbimento dei nutrienti. Tutto ciò si manifesta in un pelo non più lucido, in un comportamento, diciamo, non particolarmente vivace. L'animale ha male alla pancia. Non è particolarmente vitale, tutto il contrario di ciò che capita a queste somarette. Adesso stanno cambiando il pelo invernale sta lasciando chi prima, chi dopo la loro schiena, il pelo è bello lucido, brilla al sole. Ciao Pasqua, cosa dici? Ti piace questa dieta? La dieta delle origini? Direi di sì. In prevalenza c'è il radicchio cicoria. Il Frensi ha la pelliccia molto lunga, quindi tarda un po' a perderlo. Anche Maya e anche Chanel. Ecco il pelo dell'inverno che si stacca e dà spazio al pelo lucido dell'estate. Ecco il pelo dell'inverno. Luna ha quasi completato il cambio del pelo. Qui si vede molto bene sopra la striscia. Il pelo dell'estate, lucido, brillante, nero sulla striscia e qua in cima ancora un po' di residui del pelo dell'inverno, rossiccio, infeltrito.